spettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Eccoci, si comincia. Birsa la gioca in profondità. Bucciarelli, occhio, può andare, cerca il passaggio profondo, colpisce il pallone e c'è gol del Chievo e arriva subito il gol. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica, smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Questo gol ha fatto esplodere lo stadio. I giocatori saranno ancora più carichi adesso. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pallone alto e lungo sulla fascia. Bucciarelli se ne va, la butta in mezzo. Palla intercettata. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Riceve un pallone interessante. Passaggio a sbaglio. Conclusione! Gamberini si fa trovare al posto giusto e allontana. Palla in avanti verso il compagno. Canales. È davvero una bella serie di passaggi questa. Passaggio sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Lucas Castro prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Opportunità di ripartire. Birsa cerca un compagno. Può andare. Cerca spazio. Può tentare la conclusione. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Alla occasione da rete ed è autogol. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol.
La mette in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Bella apertura. E Pucciarelli! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Palla larga in profondità. Allarga sulla fascia. Mandzukic scatta verso il pallone. Poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. È stato un brutto primo tempo. Anche l'incredibile autogol che c'è stato. Speriamo per loro che nel secondo tempo le cose migliorino. Inizia adesso il secondo tempo. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come prova a salire in aria. Cerca il numero. Ancora dentro. Allontana il pallone. Hanno già riconquistato palla. Cerca la profondità, devia di testa. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Se vogliono cambiare la partita, lo devono fare adesso. Devono trovare subito il gol per ridurre lo svantaggio e poi continuare a spingere. Magari non riusciranno comunque a ribaltare il risultato finale, ma almeno daranno una prova di carattere e potranno dire di averci provato. Ci prova. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Mandzukic riceve in posizione interessante. Cross in arrivo. Conclusione. Palla dentro, c'è il gol. Adesso sono sotto appena di un gol. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Palla giocata alta sulla fascia. Mandzukic. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cerca di allungare il gioco. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro. Non si può fare un discorso assoluto. Ma considera... Ecco il tiro! Conclusione sul fondo.
Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Pucciarelli. Bella serie di passaggi. Vuole la profondità. Cross di Pucciarelli. Cerca il tiro. Bella parata! Ci sono andati vicini, ultima azione della partita. Non c'è più tempo. Finisce qui. E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista. Soprattutto troppi errori. È tutto per questa sera. Un saluto e un ringraziamento da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani.